Un faro arancione per dare energia alle donne che sono vittime di violenza con la speranza che possano denunciare e voltare presto pagina. Questa è l'iniziativa presentata da Soror Optimist Club Matera e dall'Arma dei Carabinieri in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Una collaborazione duratura che nel 2020 ha portato all'inaugurazione presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Matera della stanza Tutta per sé, un centro di ascolto protetto per donne vittime di violenza. Quest'anno, nell'ambito della campagna internazionale Orange the World, è stato installato un totem per poter dare la possibilità alle donne di ascoltare messaggi preparati da esperti del settore, finalizzati a consigliare la strada più giusta da intraprendere per denunciare qualsiasi tipo di violenza. In virtù del protocollo di intesa tra Arma dei Carabinieri e Soror Optimist International a livello nazionale, anche qui a Matera il 25 novembre accendiamo il faro che dietro di noi è un fascio arancio, che vuol dire appunto poter dare energia alle donne che sono state vittime di femminicidio e a coloro che purtroppo subiscono delle violenze psicologiche, che però hanno la possibilità di essere ascoltate, di denunciare varie forme di violenza presso la stanza Tutta per sé, che è proprio collocata presso il Comando Provinciale dei Carabinieri a Matera. Noi siamo appunto accanto all'Arma perché sappiamo che siamo accanto a dei professionisti che sanno trattare casi e possono sicuramente trovare delle vie di uscita. Oggi inoltre apriamo una collaborazione sulla sensibilizzazione, una sensibilizzazione che si chiama Orange the World Read the Sign, riconosce i segni di una relazione tossica, ed è una sensibilizzazione che è rivolta proprio alle donne e anche alle ragazze, nella volontà di aiutarle a riconoscere segni di una relazione che deve essere necessariamente interrotta o deve essere comunicata a chi è competente, come può essere l'Arma, gli psicologi, attraverso il numero 1522 che ci consente ovviamente di intervenire in varie forme.